Sarà facile. Io vorrei concentrarmi subito su una cosa, cioè su come il governance viene vissuto a livello locale, quindi con una continuità rispetto alle cose dette fino ad ora. In particolare, se possiamo andare avanti, cercando di capire in primo luogo qual è il ruolo delle amministrazioni comunali, considerando che in qualche modo quella E davanti potrebbe spezzare alcune gerarchie a cui noi siamo assolutamente abituati. Però ancora più importante è capire qual è il punto di vista del cittadino rispetto a questo tipo di evoluzione che ci si prospetta davanti. Ecco, per farlo io proverei a ripensare qual è l'essenza del servizio tirando in ballo quattro parole chiave, cioè social business intelligence, openness, social networking e smart cities. Io partirei da una definizione a me molto cara di government, ne ho guardate tante sulla rete, però questa mi sembra particolarmente interessante, in particolare in quelle aree in grassetto. E cioè si dice che cos'è il government? Beh, una trasformazione delle relazioni con i cittadini, le imprese e altri bracci del governo, o meglio ancora, un modo per fare empowerment dei cittadini attraverso l'accesso alle informazioni. Vedete che è molto diversa da quelle classiche definizioni che noi troviamo, che invece sono particolarmente centrate o sul risparmio in termini economici o sull'efficienza. Avanti, per cortesia. Ecco, allora, quando un cittadino si approccia all'e-government, ecco, che cosa pensa veramente? Cosa si aspetta di fare, per esempio, sui siti dell'amministrazione pubblica? Come evolve la sua relazione e interazione con il comune, che, non dimentichiamoci, è l'entità che tipicamente viene interpretata dal cittadino come l'interfaccia verso la pubblica amministrazione nel complesso. Questo è un problema assolutamente noto alle amministrazioni locali, cioè si va dal sito anche quando il problema riguarda delle cose che proprio non sono nelle competenze dell'amministrazione locale. Avanti, prego. Io allora prenderei spunto da tre serie di dati che vengono dalla città in cui vivo e dove lavoro anche, cioè Modena. Sono dati che vengono da una ricerca, da un paio di ricerche molto recenti, una è stata fatta questa primavera. Il comune di Modena ha un sito piuttosto efficiente che funziona da tantissimi anni. È stato chiesto agli utenti del servizio per quale motivo utilizzano la rete civile, quindi il sito web del comune. Ecco, vedete che ai primi posti, ma con un dislivello veramente molto grande, c'è un'interpretazione del sito pubblico molto semplice, cioè mi serve per trovare informazioni su quello che succede in città e su quello che fa il comune, cioè una cosa che è veramente al basic più basic, cioè una cosa elementare, no? Voglio avere informazioni chiare e precise su cosa posso fare. Poi dopo c'è tutto un pacchetto di altre cose interessanti, scaricare notulistica, consultare notizie, accedere ai servizi online. Se invece gli si chiede che cosa manca dai siti dell'amministrazione pubblica, vedete che le differenze sono abbastanza poco significative, ma la cosa più importante che manca sono modalità per esprimere il proprio parere. E qui cominciamo a entrare un pochino nel vivo della situazione, nel senso che, andiamo avanti per cortesia, andiamo a confrontare altre due ricerche che sono state fatte sempre nella stessa città, questa volta sull'universo dei cittadini modenesi, quindi non solo quelli che usano i servizi online. Ci accorgiamo che alla domanda che cosa pensi che dovrebbe accentuare il comune di Modena in termini di informazione e comunicazione, nel 2003 il 55% diceva ascoltami di più, nel 2009 il 69% diceva vorrei più ascolto dei cittadini. Questi sono numeri importanti, cioè sono prese di posizione piuttosto significative. Ecco allora che forse nel momento in cui andiamo a ragionare in termini di governance, forse dovremmo dimenticarci, e sono assolutamente d'accordo con alcune delle affermazioni del collega Cordella, quello che stiamo andando a fare non è semplicemente spostare delle leve per spendere di meno o essere maggiormente efficienti, ma forse dobbiamo cambiare l'assetto con cui andiamo a impostare la nostra politica nei confronti dei cittadini. Ecco allora, forse alcune cose diventano estremamente importanti, per esempio il concetto di co-design dei servizi, cioè forse non dovremmo ascoltare i cittadini semplicemente nel momento in cui si lamentano di qualcosa che non funziona, forse dovremmo ascoltare nel momento in cui noi andiamo a progettare il modo con cui costruiamo il servizio. Questo significa concepire un diverso coinvolgimento degli utenti, che non è semplicemente l'indagine di customer satisfaction alla fine del percorso di accesso al servizio, ma è qualcosa che va assolutamente oltre, cioè viene prima. E per fare questo, naturalmente, dobbiamo dotarci anche di una cosa
su cui tutti quanti siamo ben siamo stati molto sensibilizzati in questo periodo, ma che ancora pochi stanno facendo, e cioè monitorare continuativamente che uso viene fatto dei servizi sui diversi canali. Io vi propongo quindi una chiave di lettura un pochino diversa, e cioè la chiave di lettura è questa. Proviamo a ripensare, e credo che ci siano degli agganci molto interessanti come alcune delle affermazioni fatte in precedenza. Proviamo a ripensare a quali sono gli elementi che compongono qualunque servizio un po' interattivo dell'amministrazione pubblica. Ci sono sempre tre componenti di questo servizio. Una componente informativa, cioè il modo con cui l'utente scopre come si fa ad accedere a quel servizio, dov'è che può andare. Il modello lo sai che, no? Gli how to, c'è sempre, e quindi in questo caso che cosa serve al cittadino? Serve un modo per accedere a questa informazione in modo più rapido, semplice, economico e soprattutto vicino alle proprie abitudini. C'è poi un'altra componente fondamentale, che è la componente, diciamo, di transazione. Che cosa vuol dire? Che spesso e volentieri in quasi tutti i servizi c'è un passaggio di dati, di soldi, no? C'è la compilazione di una forma, c'è il pagamento di una somma. Ecco, questa componente ha delle caratteristiche completamente diverse, nel senso che questo scambio non è detto che debba avvenire necessariamente attraverso i canali e con la gestione diretta dell'amministrazione pubblica. Questa componente potrebbe essere tranquillamente intermediata con delle forme diverse. È qui che il concetto di outsourcing diventa assolutamente vincente. Perché? Perché le caratteristiche di questa della componente transazionale sono quelle di essere il più economica possibile, deve costare poco, deve essere sicura, facile. E poi c'è una componente invece relazionale. Ecco, la componente relazionale è quella che è decisiva, nel senso che è quella che serve per orientare, per ascoltare, per capire se il modo con cui stiamo erogando il servizio funziona per davvero. È anche quella che è più difficile dare in outsourcing. La componente informativa. Che cosa è successo in questi anni? Che cosa ha rivoluzionato la componente informativa? Beh, sicuramente ci troviamo ad avere a che fare con un cittadino che sempre più si è abituato a far riferimento a dei canali generalisti, diciamo, dove però c'è la sicurezza di trovare le informazioni. Questo è il motivo per cui quando chiediamo ai cittadini cosa vuoi che faccia un sito comunale, fammi trovare tutte le informazioni puntuali e precise. Cioè, questo è diventato il primo canale generalista in assoluto. Poi però ci sono i canali one-to-one. Che cosa sono i canali one-to-one? Sono quelli che il cittadino può configurare dicendo: nel momento in cui avviene la tal cosa, io vorrei ricevere un'informazione. Per esempio, la notifica che riceviamo quando paghiamo qualcosa con la carta di credito, no? Per essere sicuri che qualcuno non stia pagando con la nostra. Ma anche l'email che ci dice: guarda che devi fare la revisione dell'auto, no? Ecco, la caratteristica di questi nuovi canali è che oggi noi pubblica amministrazione possiamo utilizzare dei canali a basso costo. Cioè, un tempo sarebbe stato impensabile di avvertire i cittadini per tutte queste cose. Oggi invece questo è possibile, soprattutto su due canali a basso costo, che sono gli SMS, costa pochino, l'email che costa pochissimo, ma anche su altri canali che stanno diventando sempre più rilevanti, e cioè i social network o portali configurati. Terzo elemento che caratterizza la rivoluzione nel settore dell'informazione è che adesso sempre più persone, e non soltanto in Europa ma anche in altre aree del nostro pianeta, si abituano ad accedere alle informazioni attraverso oggetti che si portano dietro, quindi telefoni, tablet e via discorrendo. Questo significa che sempre più le informazioni devono diventare contestuali e georeferenziate. Questo è un modo diverso di concepire un'informazione che storicamente per la pubblica amministrazione è stata informazione descrittiva e burocratica. Oggi invece interessa molto il qui ed ora. No, il qui perché sono in questo momento, il qui perché adesso sta succedendo una cosa che mi interessa. E poi ancora ci sono altri concetti che vanno a toccare la componente informativa dei nostri canali, e cioè il fatto che sempre più le persone si abituano a guardare le informazioni, e quindi i video stanno acquisendo un ruolo fondamentale nell'emozionare e quindi nel convincere, nel cambiare il proprio atteggiamento. I social media stanno diventando dei potentissimi moltiplicatori di informazioni, e già oggi noi possiamo affermare che in molte realtà un'informazione pubblicata su una pagina Facebook o dei social network che verranno ha la capacità, se ben concepita, di raggiungere molte più persone che non attraverso un comunicato stampa o qualcosa che andiamo a mettere in un peso. Quindi quello che succede è che noi, dal punto di vista delle informazioni, dobbiamo cominciare a cercare di intercettare
i cittadini in piazze che sono completamente diverse, sono piazze spesso e volentieri virtuali. Avanti, per quanto sia. La componente transattiva. La componente transattiva sta cambiando moltissimo. Perché? Perché noi oggi possiamo fare riferimento a una gamma di intermediari potenzialmente molto elevata e anche molto efficiente. Perché, dicevamo prima, questi nuovi intermediari, che a volte diventano anche degli infomediari, sono in grado di spostare l'equilibrio economico della transazione. Cioè, pensiamo un attimo a cosa vuol dire pagare una multa andando dal tabaccaio. Vuol dire spendere meno tempo, vuol dire fare una cosa molto più velocemente. Il tabaccaio è l'intermediario della componente transattiva. Se dobbiamo chiedere perché mi hai dato la multa, il tabaccaio non va più bene. Ci vuole la componente relazionale del servizio, no? Quindi questo significa che nel momento in cui riprogettiamo un servizio legato alle multe, dovremo sempre mettere bene in evidenza dov'è che ci si può relazionare con la pubblica amministrazione rispetto all'essenza del servizio, in questo caso la multa, e dov'è che invece è più conveniente far pagare, no? O far presentare un reclamo e via discorrendo. Dovremo quindi cominciare a valutare anche le pubbliche amministrazioni, non soltanto rispetto a quanto spendono, ma anche in base al livello di intelligenza che sono in grado di connettere, di raccogliere, di valorizzare. Questo è un elemento molto importante. Cioè, quanto più noi riusciamo a valorizzare ciò che emerge dalla componente relazionale del servizio, tanto più saremo in grado di andare verso nella direzione che dicevamo prima, cioè co-design, ascolto del cittadino, no? E modifica del servizio in base alle sue istanze. Avanti, per cortesia. Allora, io vorrei chiudere con quattro concetti legati alle quattro parole su cui vorrei che lavorassi. Il primo è un mix di, diciamo, social business intelligence. Il secondo è... Calma, abbiamo tempo, non accelerare troppo. Abbiamo tempo. Mi hai dato un quarto d'ora, insomma. Sarò qua. Siamo praticamente in anticipo, quindi non c'è bisogno. Vedi che stai correndo, ed è molto interessante questo che stai dicendo. Perfetto. Quattro parole: social business intelligence, openness, social networking e smart city. Andiamo con la prima, per cortesia. In questo periodo si sente parlare molto, soprattutto in campo aziendale, di business intelligence connessa alla gestione delle amministrazioni pubbliche. Ricordo un po' anche quelle mode che abbiamo attraversato nel passato. Per esempio, qualche anno fa si parlava meno di business intelligence e più di CRM, poi si è parlato di ERP prima ancora, no? Diciamo che le sigle possono essere tante. Quello che dico io è, forse questi approcci aziendali sono di grandissimo interesse, forse però nel caso della pubblica amministrazione devono avere una declinazione leggermente diversa. E quella componente social, cioè la dimensione che noi riusciamo a dare alla capacità di coinvolgimento e di ascolto del cittadino e dell'utente all'interno, diciamo, delle metriche, delle misure che andiamo a prendere, diventa fondamentale. Questo significa che non solo i dati interni della performance dell'amministrazione, ma anche i dati legati all'utilizzo dei servizi acquisiscono un valore sempre più rilevante. Diventano straordinariamente potenti per noi per capire come i servizi stanno funzionando e come stanno evolvendo. Tenendo presente una cosa che oggi è una sorta di spartiacque, cioè che in una società che è sempre più 2.0 dal punto di vista dell'uso della rete, abituarsi a rilasciare il proprio punto di vista è una norma. Provate a pensare a cosa è successo nel mercato turistico con sistemi come TripAdvisor o Booking.com. Che cosa è successo? È successo che oggi un albergo che ha una brutta quotazione su TripAdvisor o Booking.com non vende, non ha più ospiti, no? E questo perché? Non perché sono delle buone recensioni fatte da agenzie specializzate, ma perché ci sono delle buone recensioni fatte da chi è andato a dormire lì. Questo funziona solo sui grandi numeri. Ecco, e allora i grandi numeri stanno arrivando anche nel settore dell'accesso ai servizi. Cosa vuol dire? Che se più persone, se stimolate correttamente, ci daranno un voto, ci daranno un commento, daranno un plus, parleranno del servizio sui canali che frequentano, su quelle piazze virtuali che dicevamo è il caso di intercettare. Ecco, se è vero che i cittadini si abitueranno sempre di più a esprimere il loro parere, noi dovremo in qualche modo fare in modo che questo entri
con continuità all'interno del meccanismo, della modalità operativa della pubblica amministrazione, cosa che oggi non sta ancora capitando, non sta succedendo. Non sta succedendo in parte perché comunque si tratta di modulare una capacità di ascolto su tecnologie che non sono così semplici e soprattutto non sono a basso costo, e in parte e soprattutto perché forse manca ancora una certa cultura di questo tipo di ascolto. Per esempio, quello che piacerebbe vedere a me sono dei cruscotti continui di monitoraggio di questo tipo di funzioni, no? Cioè di come vengono percepiti i nostri servizi, no? Trasformare queste cose in indicatori chiari e precisi, cosa che attualmente non abbiamo. Sicuramente per avere quella che io chiamerei una PA anche predittiva nei confronti del cittadino, bisognerà dotarsi di sistemi che permettano all'utente di configurare il suo rapporto con la pubblica amministrazione e non di essere semplicemente un cliente a sede. Avanti per cortesia. Questo vuol dire anche che noi potremmo sfruttare un'altra grande potenzialità in termini di punto di vista degli utenti, ed è qualcosa di cui possiamo vedere già qualche esempio in giro, e cioè il modello del crowdsourcing applicato alla pubblica amministrazione. Qualche tempo fa era proprio in questa sala che si parlava di possibili applicazioni di crowdsourcing alla pubblica amministrazione. Se andiamo avanti potremmo vedere una schermata del portale Challenge.gov, credo un approccio estremamente interessante in questo caso che ci viene dagli Stati Uniti, e cioè un portale centralizzato messo a disposizione delle amministrazioni federali americane, dove ogni amministrazione può postare dei bandi di gare informali, diciamo che in realtà sono delle call per idee, che hanno sempre anche un premio, quindi c'è un riconoscimento economico, comunque un vantaggio a chi partecipa e vince, e spesso e volentieri la selezione della soluzione migliore viene fatta a volte dall'organizzazione stessa, quindi dall'amministrazione, a volte ascoltando i pareri degli altri, che degli utenti di questo portale. Credo che sia un modello estremamente interessante che va decisamente oltre, diciamo che è una chiave interessante per affrontare problemi che le amministrazioni a volte fanno molta fatica ad affrontare. Openness. Perché dico che openness è una parola chiave in questa nuova visione del ruolo delle amministrazioni, ma anche degli enti locali? Beh, sicuramente perché andiamo nella direzione di un mondo dove i servizi forse potrebbero qualcosa di diverso da quello che sono ora, e in particolare potrebbero diventare servizi come applicazione, cioè un'applicazione che permette di realizzare un servizio. E questa applicazione però dove me la vado a mettere? Me la vado a mettere sul telefonino, me la vado a mettere sul mio portale iGoogle, me la vado a mettere sulla mia piattaforma di Facebook. Dove sarà? Non è questo il momento per andarlo a preventivare. Certamente i servizi diventano funzioni che l'utente trova sui propri canali. E badate bene, siamo partiti dicendo che cosa sta cambiando, cosa potrebbe cambiare dal punto di vista dell'amministrazione locale. Beh, cambia molto, perché se noi spostiamo la componente transattiva di cui parlavamo prima da un'altra parte, cioè la devo mettere per esempio che un certo servizio di government è fruibile attraverso la propria pagina di home banking, questo significa che il comune scompare completamente, no? E quindi dovrà interrogarsi come continuare a mantenere quella componente relazionale che invece è fondamentale per gestire al meglio i servizi. Questo però mi fa prevedere una cosa, auspicare una cosa, che avremo sempre più meno siti, cioè vedremo sempre meno siti monoliti, siti istituzionali, spesso e volentieri autoreferenziali, quindi un possesso meno sterile dei dati, che invece vengono condivisi nel back office, e sempre più andremo verso portali centralizzati che semplificano la vita, soprattutto semplificano l'interfaccia per l'accesso ai servizi. Questo vorrà dire anche una grande apertura dei dati, no? Veniamo da una settimana che definirei gloriosa rispetto al tema degli open data, dell'open government in Italia, con la presentazione del portale nazionale e una miriade di dati iniziative a livello locale. Questo dovrebbe abilitare delle cose molto interessanti, per esempio il concetto, mi auguro che avremo una scuola di journal hacking. Cosa vuol dire? Vuol dire che avremo dei giornalisti che finalmente smetteranno di fare inchieste basate sul niente, ma si metteranno ad analizzare i dati veri, quelli messi a disposizione dall'amministrazione che li apre, no? Che li rende liberi e disponibili.
Io vorrei vedere sempre più azioni di civic hacking, e cioè, per esempio, potremmo fare corsi di civic hacking nelle scuole superiori, insegnando ai ragazzi come prendere i dati pubblici, confrontarli, manipolarli, tirare fuori nuovi servizi, nuove informazioni, nuove, una lettura delle amministrazioni un pochino diversa, un pochino più moderna, come peraltro si vede in altre realtà che sono quei banner che vediamo lì, cioè prodotti che, hanno un che generano valore pubblico in termini di trasparenza, di efficienza, fatti da cittadini, da associazioni. Social networking, questo è un altro tema estremamente interessante per le amministrazioni locali. Io credo che una buona metafora quando parliamo di social networking sia pensare che un'amministrazione apre una presenza sui social network, così come uno Stato apre una sua ambasciata. Che cos'è un'ambasciata? Un'ambasciata è una casa in un paese straniero dove si va per ascoltare, per capire se ci sono delle opportunità e anche per presentare i propri prodotti, no? I propri valori, le proprie ricchezze. È anche una casa lontana da casa dove se la situazione diventa sgradevole, pericolosa, si chiude e si torna a casa. È tipico sentire ci sono i disordini, è stata chiusa l'ambasciata, è stata chiusa l'ambasciata. Beh, però credo che sia estremamente importante per un'amministrazione, a maggior ragione un'amministrazione locale, che è quella che storicamente viene vissuta come la più vicina ai cittadini, concepire una propria presenza su questi nuovi social media, che sono i posti dove le persone si trovano a parlare, dove le persone esprimono i propri punti di vista. E quindi la dimensione di valorizzazione del punto di vista del cittadino, ma di ascolto e di presenza, e quindi la creazione di una dimensione bidirezionale di rapporto sui social media, è qualcosa di molto importante. Questo vorrà dire che dovremmo chiederci come integrare i siti istituzionali con le presenze sui social media. Questa è una grande domanda, peraltro giusto una settimana fa si è tenuto il primo laboratorio proprio su questi temi nell'ambito dei percorsi di Urb degli Urb, che proprio si chiede, uno dei focus era come facciamo a integrare quelle che sono le informazioni, le istanze raccolte o portate dall'amministrazione sui social media con quello che invece è il mandato, il ruolo e la dimensione comunicativa dei siti istituzionali. Questo è un tema aperto, ma è qualcosa che deve cominciare a far parte della progettazione dei nostri siti. E infine l'ultimo concetto, Smart City. Perché? Perché sempre più ci troveremo ad avere a che fare con città popolate di persone dotate di sensori. Cosa vuol dire? Che ai normali sensori che tutti quanti noi abbiamo nel nostro corpo si vanno affiancando sensori elettronici. In parte sono quelli che noi piazziamo per rilevare tante cose, ma in parte, e se andiamo avanti forse si capirà meglio questo concetto, in parte sono sensori che i cittadini potrebbero indossare volontariamente. Per esempio questo ricercatore dell'Università di California ha un banalissimo iPhone attaccato al braccio che ha un sensorino in più con il quale mentre corre misura il livello di inquinamento delle aree dove sta correndo, il livello di qualità dell'aria, trasmettendolo in tempo reale a una centrale di raccolta. Ora provate a pensare che cosa significherebbe se decine, centinaia, migliaia di cittadini si dotassero di strumenti simili. Vorrebbe dire avere una capillarità di rilevazione di tantissime cose molto diversa da quelle che oggi possiamo permetterci. Andiamo avanti. Questo significa che a partire da tante piccole cose che oggi ci sono già in Italia, per esempio realtà come MiaPA, che è il sistema, è l'applicazione per telefoni con cui si può commentare la propria soddisfazione o il livello di servizio all'interno dell'amministrazione quando si va negli uffici pubblici, come Iris, che a Venezia permette di segnalare qualsiasi tipo di degrado della città geoposizionandolo e commentandolo, o come Decoro Urbano, che è un progetto open source che permette di far proprio questa piattaforma e gestire le segnalazioni, e poi ce ne sono tante altre ancora. Ecco, sulla base di queste cose che sono già, che sono banali, noi potremmo concepire anche cose molto diverse, cioè per esempio far misurare agli utenti e trasmettere in tempo reale i tempi di attesa nei servizi pubblici, avere una mappa in tempo reale. Potremmo veramente sbizzarrirci in termini di fantasia, perché quello che sta cambiando, che potrebbe cambiare, non che sta cambiando, potrebbe cambiare, è il modello stesso con cui ci relazioniamo con i nostri cittadini, ponendoci su un ruolo diverso, che in questo caso diventa collaborativo. E torniamo quindi alla
al nostro tema iniziale, cioè co-design, collaborazione, ascolto e coinvolgimento diretto. Che cosa potrebbe mancare in questo elenco di tante belle cose? Beh, sicuramente tanta formazione. Sicuramente tanta formazione, perché occorre far proprio una cultura del servizio, ma una cultura anche delle opportunità offerte dalla tecnologia, che oggi non è scontata nei diversi settori dell'amministrazione pubblica. Perché il problema è che ancora oggi, spesso e volentieri, quando arriva un volantino, quando arriva un'offerta di un convegno, c'è scritto qualcosa che lo è davanti, sapete che fine fa? Va a finire sul tavolo del responsabile del centro. Ecco, finché le cose funzioneranno così, noi non avremo niente di tutto quello di cui abbiamo parlato, perché vuol dire che ancora non si è capito che quello che cambia quando mettiamo mai davanti non è un problema tecnologico, ma è politica, è cambiare strategie, cambiare l'assetto con cui gestiamo le cose. Quindi formazione, alfabetizzazione, sensibilizzazione del personale e anche dei cittadini. Grazie.